Ragazzi, prima di cominciare con il video vi voglio dire che questo video è stato sponsorizzato da Sandmark. Sandmark non è altro che un'azienda la quale produce alcuni accessori per GoPro veramente molto particolari ed unici. Quest'oggi ha deciso di inviarmi tre di questi accessori particolari. Uno di questi è un semplicissimo pole, quindi uno di quei classici bastoni per i selfie che vi permette di fare appunto delle riprese selfie con la GoPro, oppure di riprendere un soggetto abbastanza lontano senza doversi quindi avvicinare particolarmente. Di questo pole ho apprezzato il fatto che è veramente semplicissimo da utilizzare, è ovviamente utilizzabile sott'acqua e soprattutto si allunga un sacco, infatti arriva ad una dimensione veramente abnorme. Gli altri due prodotti che mi hanno inviato invece mi hanno veramente fatto esplodere la testa, perché sono i prodotti più fighi che un'azienda mi abbia mai inviato. Sono dei semplici filtri che si applicano sopra le lenti di GoPro, a partire dalla 3 fino ad arrivare alla 4, black, silver, quella che avete. Se avete una Hero 5, l'azienda ha creato anche un adattatore per poter utilizzare gli stessi filtri però sulla Hero 5. Tutti link sono qui sotto nella descrizione, e questi filtri vi permettono di fare delle riprese subacquee, quindi sott'acqua, senza però andare a rovinare i colori del video. Infatti, per chi non lo sapesse, quando si va sott'acqua con una GoPro con la lente standard, alcuni colori che tendono al verde e all'azzurro vanno ad essere sballati leggermente, rendendo appunto i colori sott'acqua non effettivamente come risultano nella vita reale. Utilizzando questo tipo di filtri, che si utilizzano naturalmente da un tot di metri ad un altro tot di metri, comunque tutte le informazioni sono scritti sulle lenti stesse, avrete la possibilità di avere dei colori fedeli. Queste che state vedendo in questo momento sono degli esempi di video sott'acqua che io ho registrato utilizzando queste lenti. Se volete vedere il video completo, che è veramente spettacolare, vi invito a farlo cliccando nella i qui in alto a destra. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, scusatemi per questa premessa, cominciamo subito. Ragazzi, è appena arrivato Pietro a casa mia e il bello in tutto questo è che io sono ancora in accappatoio con i capelli bagnati, perché chiaramente sono appena uscito dalla doccia. Ma Pietro è arrivato a casa mia, non lo vedo da veramente un sacco di tempo, quindi apriamoli. Ciao scemo. Apri in testa di c***o. È chiuso. Guarda, io sono appena uscito dalla doccia, zio, mi devo ancora lavare i denti. Mi sono già lavati. Io no. No! Ah! Dunque è un gatto! Lavati bene. Sega del c***o. Prede. Bene, come avete capito, quello di oggi è un vlog un po' diverso, perché io e Pietro, che si sta nascondendo dietro la porta, questo quindi è un video un po' diverso perché non ci vediamo da un sacco e ci siamo mancati tutto sommato. Dai, sì, sincero. Piantala, dai. Quindi andiamo a fare un giro in Vespa e noi ci rivediamo direttamente sulla Vespa. Allora ragazzi, come vedete, siamo qui in moto. Anzi, non in moto, guarda sto qua. Accorgitene dopo, ritardato. Quello lì è inchiodato, ti stava prendendo dentro. Sì. Apposta? No, no. Come vedete appunto, siamo qua in Vespa. Mi sento come al solito uno stupido perché sono col casco da cross sulla Vespa, che non dovrebbe essere guidata con un casco da cross. Stiamo andando a far benzina, è il nostro solito benzinaio. Allora, mi state chiedendo tutti quando farò il video in Vespa che vi avevo promesso insieme ad Arno e gli altri. Semplicemente io tra pochi giorni avrò gli esami di riparazione a scuola per le materie in cui sono stato rimandato. Quando vedrete voi io li avrò già fatti. Però ecco, in questo periodo non mi posso permettere di stare fuori troppo tempo, perché appunto devo studiare e il giro che avevamo programmato mi richiede appunto un po' di tempo. Troppo lento! Secondo me 5 euro non li faccio comunque. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ci stavano invece. Dillo bene. Dove mi hai messo le chiavi, zoccola? T'ho visto che mi hai preso le chiavi, ne? T'ho visto che mi hai preso le chiavi. Eh? T'ho visto che mi hai preso le chiavi. Che chiavi? Le chiavi della moto. Queste? Sì. Ah, scherzo epico finito male. Posso correggiare? Beh, sono felice. Avevo lasciato chiuso la benzina. Guarda. Ma guarda che negli 8 tempi il rubinetto al contrario. Se lo chiudi va, se non lo chiudi non va. Qua la frizione.
È qua sotto. Eh certo, guarda, io c'ho il pedalino, non si vede nel video perché... Guarda così, attivo il turbo, guarda Adesso ho attivato il turbo. Perfetto, adesso andiamo molto più veloci. Aspetta che lo metto di nuovo. Ora vado ancora più veloce. Eh no, se io lo faccio mi si annulla. Quindi ho un problema. Eh no, io sì, perché sono... Vedi come parto più veloce. Per chi non avesse notato, io sono gasatissimo oggi. Non so per quale motivo in realtà. È che avevo proprio voglia... No, non si può salire di qua. Sono uno scemo. Dove andiamo adesso? Non si può salire avanti, andiamo di rite e saliamo dall'Himiberg. Vuoi andare di là? D'altronde. Andi qua, andiamo. Vabbè, passiamo dall'Himiberg che è la stessa. Non abbiamo semafori almeno. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Io a sinistra. Ah, abbiamo aggirato il problema, però abbiamo perso Pietro. Devo pulire la lente. Adesso come minimo sono arrivato prima io. Cioè, pensa alla gente che mi guarda, pensare che sono uno stupido sulla Vespa con due GoPro e il casco da cross. Sembra la prima volta in strada che voglio documentare l'accaduto. Dove sei? Ti toccava il funicolare. Infatti, avevo ragione io, ci ho messo di meno. 2000 years later. Io ragazzi vi ricordo di seguirmi su Instagram e di entrare nel mio canale di Telegram, il link è qui sotto nella descrizione. Perché su entrambi i social network, se così possiamo definire anche Telegram, vi comunicherò la data del mio raduno. Visto che alla fine ci ho messo di meno io. Ci ho messo di meno io alla fine. Ci ho messo di meno io alla fine. Ho la musica. Ci ho messo di meno io. Sì. Ci hai messo di meno te. Bravo. Niente, la Vespa di Pietro è troppo lenta in confronto alla mia. Sì, siamo troppo forti, lo passiamo questo viaggio. Lo passiamo questo viaggio. Tiene le curve troppo esterne, non ci riesco. Passiamo il viaggio, se. Capisce chiaramente che ha un motore sbloccato. Lo si può notare dal fatto che anche la mia è sbloccata. Andiamo più o meno alla stessa velocità. Nonostante questo, la moto di Adignan è troppo forte e lo superiamo. Curvona con la staccata finale. La gente che attraversa in mezzo alla strada, tranquilla. Tanto non è una curva dove non potete vedere le macchine. Guardate come lo mangio, raga. Ora me lo mangio in 5 secondi. Guardate come lo prendiamo. Come lo prendiamo. Cosa facciamo? Ma è bello. Ma l'hai già fatto. Sì, ma vabbè. Cioè, non è che sia questo granché. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Bene ragazzi, stiamo ritornando un attimo a casa mia prima di andare a pranzo, per il semplice motivo che io ho un problema agli occhi, no? E fondamentalmente ho bisogno di tenere gli occhiali quando c'è tanto sole. Poi Pietro ha sete e poi fa un caldo assurdo qui fuori, quindi sfruttiamo tutte e tre le occasioni per andare un attimo a casa mia. Così Pietro beve, ci raffreschiamo un attimo e io prendo gli occhiali, perché sennò il sole mi uccide gli occhi. Dai, sega! Perché stiamo passando di qua? I don't know. So solo che mi si sta spostando tutta la GoPro perché è piena di ciottoli. Con calma, non c'è fretta. Cosa è successo? Mi spiace. Senti, se hai sentito male qualcuno, evidentemente. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso vi invito a lasciare un bel mi piace, lasciando un commentino qui sotto. Andate a vedere il sito di Sandmark, che è qui sotto nella descrizione. Seguitemi su Instagram e seguitemi nel mio canale di Telegram, sempre il link qui sotto nella descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale e... Fallo te? No. Dai, fallo te. Aspetta così. Adios. No, fallo più in alto. Cioè, urla. Adios. No, non così. Adios! Ah! Aia! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a